Come nasce un arcobaleno? L'arcobaleno è un fenomeno ottico-meteorologico che si crea nel cielo dopo un temporale o nei pressi di una cascata o uno spruzzo d'acqua. L'arcobaleno è un arco composto da sette colori: il rosso, l'arancione, il giallo, il verde, l'azzurro, l'indaco e il violetto. Ma come nasce? Capiamo il perché. Una spiegazione corretta richiederebbe una trattazione fisico-matematica non indifferente. Io cercherò di raccontarvela molto semplicemente. Prima di iniziare è importante ricordare l'esperimento di Newton. La luce bianca è un'onda elettromagnetica che contiene in sé diverse onde con frequenze differenti, che definiscono i diversi colori. Quando impatta la superficie di un prisma si verifica il fenomeno della rifrazione, per il quale un raggio, passando da un mezzo meno denso, quale l'aria, ad un mezzo più denso, quale il prisma, varia la sua velocità e questo si manifesta con un'inclinazione del raggio. L'inclinazione è funzione della frequenza di ciascun'onda contenuta. Maggiore è la frequenza, maggiore sarà l'angolo di deviazione. Ad esempio, il rosso avrà un'inclinazione minore del violetto. La luce bianca si divide così in un ventaglio di raggi colorati. Affinché si formi l'arcobaleno abbiamo bisogno di tre elementi: una fonte luminosa, come il sole, le goccioline d'acqua sospese nell'aria dopo un temporale e l'osservatore. Vediamo quello che accade all'interno della singola gocciolina. Si tratta di goccioline sferiche perché, essendo piccolissime, non risentono della forza di gravità, che gli conferisce quella tipica forma a goccia. Quando la luce del sole, luce bianca, attraversa la goccia, si verifica il fenomeno di cui parlavamo prima, la rifrazione. La luce bianca si scinde in un ventaglio di sette raggi colorati, ciascuno con un'inclinazione, funzione della sua frequenza, che ne caratterizza il colore. Una volta che i raggi sono giunti sulla parte interna della goccia, si verifica un altro fenomeno fisico, la riflessione, che respinge i raggi dalla parte opposta. Quando i raggi escono dalla goccia, si ha di nuovo la rifrazione. L'angolo formato dai raggi in uscita dalla goccia e il raggio di luce bianca in entrata è sempre compreso tra i 40 e i 42 gradi. Affinché l'arcobaleno sia percepito dall'osservatore, esso deve avere sempre il sole alle spalle. E se si considera la retta congiungente il suo capo con la punta della sua ombra, questa deve formare con i raggi di luce uscente un angolo anch'esso compreso tra i 40 e i 42 gradi. In tali condizioni, questo fenomeno, ripetuto per ognuna delle goccioline che compongono la nube, fa sì che davanti all'osservatore compaia l'arcobaleno. Ma perché un arco? Perché l'angolo che permette all'osservatore la sua visione è sempre costante in ogni direzione. Questo è l'arcobaleno primario. Ma se ci fate caso, ogni volta che si manifesta un arcobaleno, questo è accompagnato da un altro arco sopra, con i colori meno accesi. Si tratta dell'arcobaleno secondario. E se notate bene, i colori invertiti rispetto al primo. Andiamo a capire il perché. L'arcobaleno secondario si ha quando la goccia è investita dalla luce del sole nella parte inferiore. L'inversione dei colori si ha a causa della doppia riflessione. Ma perché i colori sono più tenui? In realtà c'è una parte di energia luminosa che si disperde uscendo dalla parte opposta della goccia e in questo caso, essendoci più riflessioni, l'energia dispersa è maggiore rispetto all'arcobaleno primario. Per questo il colore è meno acceso. Ultima curiosità. Sulla Terra l'arcobaleno ha una forma d'arco perché il terreno ne impedisce una visione completa. Ma su un aereo, non essendoci ostacoli di nessun tipo, si può ammirare l'arcobaleno nella sua interezza, con forma circolare. Il video di oggi finisce qui, spero che vi abbia incuriosito. Da oggi guarderete l'arcobaleno con occhi diversi. Questo video vuole mandare anche un messaggio di speranza per ricordarci che dopo un temporale esce sempre il sole, che ci sorprende con i magici colori dell'arcobaleno. Se il video vi è piaciuto e volete che faccia altri video come questo, scrivetelo giù nei commenti. Intanto iscrivetevi al canale
Cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. La vostra tutor di matematica vi saluta e vi aspetta al prossimo video. Ciao!